104 anni e non sentirli. Questa è la storia della signora Lia che ieri ha compiuto ben 104 anni e li ha festeggiati con un sorriso sulle labbra insieme a parenti ed amici. 104 anni, li sente? Ah, che sente? Com'è fatto ad arrivare fino a 104 anni così in forma? Perché ho detto tante quelle delle cose da ridere. E sempre con tutta la gente, a me non mi interessa se sono ricchi o... Mi piace di ridere, ecco, sono tanto sia uomo come donna, davvero? Ma in questi anni che cosa ha fatto? Si è sposata, ha avuto figli, cosa ha fatto? Ci racconti un po' la sua vita. Ma in questi anni mi sono sposata nel 26, poi dopo ho avuto un figlio dopo 6 anni che sono sposata. Poi dopo sono arrivata sul mio figlio, poi andavo a ballare, andavo a divertirmi, mio marito era contento e via. Così. E adesso invece com'è la sua vita? Adesso la vita è bella anche ancora. Sono un capospiogliato, però mi diverto ancora a parlare con le mie vicine, dire una buieta, perché quelli li so. Quindi qual è il segreto per rimanere così in forma? No, non ci vuole mica niente. Uno deve stare allegri e non pensare a tutte le stupaggini. L'allegria. Ma può dare un consiglio ai ragazzi di oggi? Oh, ce lo dico. Vi dico, divertitevi, però state con la testa a posto. Capito? Ecco, questo glielo dico. Fare le cose come si deve. Non dirà la prossima ferie di questa gente. In italiano? No, non mi piace io dire. Andavo a ballare, ma non mi sono mai fatto ridere dietro perché facesse delle brutte dietro con un uomo. No. Mi piaceva di ballare basta. Quindi tenere la testa sulle spalle un po'. Sì, tenere la testa sulle spalle. E invece per il lavoro lei ha lavorato? Sempre, in campagna e in casa. Sì, tant'è perché ero in equilibrio. Io non avevo terra, non avevo niente. Andavo dai contadini, ci aiutava, anche se non mi pagava. Andavo là perché me la passava. Sì. A lei dopo i contadini, mi sono divertita alla fase, dicevo da buio d'assi le dite sempre. Felice ne vedete. Quindi il segreto è cercare di ridere sempre. Di ridere, di passare. E questa sera andiamo a ballare o domani sera c'è. Mio marito veniva anche lui, del circolo. Com'è cambiato il mondo da quando era giovane lei ad oggi? L'ha cambiato. Ha cambiato il mondo. Sì. Come? Tutta una volta era tutto scemo. Adesso invece se le tiriamo, fa anche di noi. Perché tu vai ancora con quella vecchiaccia lì? Sì che no. Ah no, quell'altro magari dice, ma ci dobbiamo invecchiare anche noi. Pazienza. Quindi lei comunque ha attraversato la guerra anche. Com'è stato superare quei momenti duri? Sono rimasta a casa da sola. Mio marito è andato in guerra. Io non ho mai chiuso la porta. Tenevo la porta aperta. C'era uno che mi voleva scalzare. Dico, stai attento che la rivoltella sta sotto il cuscino. Non credo che io abbia paura perché tu parli di là fuori, che fai questo, fai l'altro. No, sei della mala del tempo bue. Adesso sto in pace. E vai in pace. C'è le mie donine che uno mi viene troppo. E un'ultima domanda. La cosa più divertente che le è successa nella vita? La cosa più divertente è andare d'accordo. Brava! È andare d'accordo perché se uno non va d'accordo con il marito, con la gente, sta sempre male. Io saluto questo, saluto l'altro, mi interessa di. E invece la cosa più bella che le è successa nella vita? Ma non mi è successo niente, sa. Ah, di bello! Certo, così sì, io sono morto così. Non sono morto, secondo qui, ma diciamo. Mi metto di cose. No, non lo so, tipo quando gli è nato suo figlio o i nipoti, quando è che è la cosa proprio più bella? No,
di quel belli li ridipisce perché allora c'è mica il re che c'è tutto ciò, ma smogliamo un po' il petto, poi gente c'è, tutto andava bene. Francesca Diletta per Faenza Web TV.